Il Consiglio Comunale di Trapani è chiamato a uscire allo scoperto e c'è chi vuole dar vita ad un nuovo comune con un pezzo di quello del capoluogo. Il progetto Misiliscemi ha fatto un altro passo avanti. Adesso è arrivato in aula e dovrà essere sempre l'aula del Comune di Trapani a dire cosa pensa dell'iniziativa che porta la firma dell'associazione Misiliscemi. Il nuovo comune non è certo dietro l'angolo, anche perché il percorso burocratico-amministrativo è ancora lungo e c'è di mezzo la regione, oltre ad una prova referendaria. Ma a Palazzo Cavarretto ogni singolo consigliere dovrà dire la sua ed esporsi all'esterno con una posizione ufficiale. Il comune di Trapani, che quindi verrebbe a costituirsi, sarebbe composto e definito dalle attuali frazioni che si trovano per l'appunto al comune di Trapani, che sono Fontana Salsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salina Grande e Pietre Tagliate. Frazioni che hanno fatto le fortune di tanti politici locali e che ora chiedono alla politica di schierarsi dalla loro parte. La prima occasione utile per discutere del nuovo comune sarà la seduta del prossimo 25 maggio in Consiglio Comunale. Il presidente Peppe Bianco ha convocato l'aula anche per il 28 di maggio. Bullismo e legalità, questo è il tema affrontato oggi alla scuola Nino Navarra di Alcamo. A confronto esperti psicologi e il magistrato antimafia Alessandra Camassa, analizzata la psicologia del bullo e le dinamiche pericolosissime di chi agisce in branco. Terzo appuntamento al Nino Navarra di Alcamo con la settimana della legalità. Ad intervenire oggi per il progetto educazione all'autostima e rispetto dell'altro sono stati il sostituto commissario di polizia di Alcamo e la dottoressa Barbara, psicologa del SERT. Si è parlato di bullismo e degli atti ad esso collegati. Noi come polizia di prossimità soprattutto siamo vicini a questa cultura della legalità e soprattutto a combattere il fenomeno con divulgazione e al rispetto delle regole, soprattutto nelle scuole e nei centri di aggregazione. Da questo punto di vista siamo stati invitati da altre scuole da Alcamo e abbiamo fornito gli strumenti necessari per adeguare il fenomeno alla questione della legalità, al rispetto delle regole, perché un bambino con sane regole e principi da bambino sarà un adulto ben integrato nella società civile. Il fenomeno del bullismo è un fenomeno complesso, c'è il bullo ma c'è anche la vittima e spesso le persone che non possono essere viste, quindi dimostrarsi i forti, i grandi per le loro competenze, barano e quindi agiscono prepotenza su chi è un po' più fragile, su chi ha degli aspetti di diversità che può essere preso di mira. Quindi ecco, questi sono i due aspetti, del bullo che è un prevaricatore e della vittima che è una persona che solitamente porta una diversità. La scuola non può far finta di vedere, spesso questo si riassume nel fatto che è una ragazzata, che è uno scherzo. In realtà l'atto di bullismo umilia la vittima, produce un danno psicologico gravissimo e quindi è importante intervenire. Ospite d'eccezione anche il magistrato antimafia Camassa, che ha incentrato il suo intervento sulla illegalità moderna e sulla correlazione tra bullismo e mafia. La correlazione è molto stretta, perché in realtà, come dire, il rispetto degli altri parte dall'inizio. Siccome il bullismo è proprio una forma evidente di mancanza di rispetto degli altri, è una forma di prevaricazione, mi pare che proprio sono le radici del fenomeno mafioso. Ai ragazzi ho detto: dovete cambiare proprio la vostra prospettiva, dovete vedere il diritto come, non come favore, ma come diritto. Dovete avere capacità di farvi rispettare, non essere rassegnati. Dovete vedere lo Stato. È vero che lo Stato spesso sbaglia, però lo Stato, il fine dello Stato comunque è un fine positivo. Il fine della mafia è di dare a pochi, levando a molti. Quindi, anche se lo Stato sbaglia, la loro deve essere sempre una lotta all'interno dello Stato, come lo è stato per Falcone, come lo è stato per Borsellino. Quindi, anche dalle piccole condotte quotidiane. Venerdì prossimo, 22 maggio alle 10, presso il Museo Pepoli di Trapani, si celebrerà il 163° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Alla cerimonia parteciperanno le autorità civili, militari e religiose, le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, nonché i rappresentanti dell'ANPS e di familiari delle vittime del dovere. Le celebrazioni saranno precedute dalla deposizione di una corona di alloro in onore ai caduti della Polizia di Stato, che verrà deposta alle 8:45 sotto la lapide commemorativa del vicequestore Antonio Cassarà, posta nell'atrio principale della questura dal prefetto e dal questore. Questa era l'ultima notizia. L'informazione di Alpa 1 si chiude qui. Come sempre, grazie per l'ascolto. Adesso vi ricordo che va in onda la rubrica Click del professore Vincenzo Lucchese, subito dopo la sigla di chiusura del nostro notiziario. A risentirci.